Sono stati 96 i test per il Covid-19 eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall'inizio dell'emergenza fino ad oggi. Di questi, 77 sono risultati negativi, mentre altri 8 sono attualmente in corso. Il numero dei pazienti risultati positivi al contagio in Abruzzo resta fermo a quota 8, di cui 6 già confermati dal risultato delle controanalisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità. I pazienti, comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo, sono sì ricoverati in ospedale, ma nessuno in terapia intensiva, a segno delle buone condizioni generali delle persone contagiate. Oggi l'Abruzzo ha una situazione, direi, tutto sommato molto sotto controllo, nel senso che i casi presenti sono 8, di cui la metà è un'intera famiglia ben tracciata e isolata, che peraltro il cui decorso clinico in gran parte è anche abbastanza confortante e rassicurante. Altri 2 sono un insegnante e la sorella convivente a Vasto, qui c'è qualche preoccupazione sul fatto che essendo insegnanti hanno frequentato le scuole e quindi c'è qualche cautela in più che devono prendere tutte le persone che hanno frequentato questi docenti. Più all'Aquila, appunto, la studentessa isolata con le sue compagne di stanza, e l'operatore di San Giovanni Teatino, anche lì era una situazione molto circoscritta. La differenza tra il numero totale dei tamponi effettuati e quello degli esiti, spiega ancora la Regione, è legata al fatto che alcuni test sono stati eseguiti più volte sullo stesso paziente. L'Abruzzo quindi resta fuori dalle regioni cluster, ciò significa che non esiste attualmente alcun focolaio epidemico. Ciò nonostante la nostra Regione deve attenersi alle nuove regole igienico-sanitarie introdotte ieri dal decreto d'urgenza firmato dal Presidente del Consiglio Conte, che ha l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione del coronavirus, soprattutto per non gravare troppo sul sistema sanitario nazionale.